Quarta giornata del torneo delle regioni ed arrivano i primi verdetti direttamente dalla Sardegna. Come ogni sera ormai consuetudine, ne parliamo con il nostro inviato Andrea Rubiolo. Andrea, buonasera innanzitutto, e poi una giornata importantissima soprattutto per la selezione femminile. Buonasera, buonasera a tutti voi. Sì, una giornata, diciamo, scoppiettante per il calcio in rosa piemontese, che direi sia una delle uniche note d'orgoglio sabato qui in Sardegna. Una vittoria per 15-0 contro il Molise, che ha permesso alle ragazze di Mister Foderaro di staccare il biglietto per la semifinale, che si giocherà domani contro il Veneto. Una prova di forza, una prova di carattere per delle ragazze che ci hanno creduto e hanno dimostrato di avere le proverbiali palle, anche se non dotate da natura. Quindi un successo roboante, quello che ci voleva, perché comunque il Lazio ha battuto la Liguria 3-1 e la differenza reti ha fatto sì che il Piemonte passasse il turno. Che sensazioni si sono vissute, soprattutto nei minuti finali in cui si aspettava il verdetto dall'altro campo? Ma io credo che le foto che abbiamo messo come foto del giorno sul nostro profilo Facebook siano eloquenti. Un'immagine di festa, perché queste ragazze, anche se molti le snobbano, hanno fatto di tutto per portare in alto i colori del Piemonte e non gliene frega niente se non hanno riconoscimenti o pacche sulle spalle. Ci sono già gli addetti ai lavori, e me compreso, a dargliene una, perché se lo meritano, perché queste ragazze non giocano per soldi, giocano solo per la gloria e per la loro testa e per il loro cuore. Si meritano un grande chapeau. Io oggi ho visto una squadra veramente fenomenale, una squadra che da solo da applaudire dal primo all'80° minuto. Vendicata quindi l'eliminazione dell'anno scorso. Chi invece viene eliminato dal Lazio è la rappresentativa Juniores, che ha pareggiato 0-0 ed è matematicamente fuori. Ho avuto modo di leggere il tuo resoconto, una rappresentativa sprecona che non è riuscita a sbloccare il punteggio. Ricordiamo che una vittoria sarebbe stata fondamentale. Sì, una vittoria sarebbe stata fondamentale, non sarebbe ancora bastata per essere sicuri del passaggio del turno. Arriva questo pareggio per 0-0 che di fatto condanna la squadra di Del Vecchio ad abbandonare la competizione. Una selezione juniores molto sprecona, sì, perché naturale, gioia della gara contro la Liguria vinta ieri è stata il dolore questo pomeriggio a Sant'Anna Resi, perché due volte praticamente da solo davanti al portiere ha sprecato malamente entrambe le occasioni. L'espulsione di Buso, per dovere di cronaca, non sta né in cielo né in terra, è stata una decisione completamente sbagliata del direttore di gara, ma la sensazione è che la qualificazione non si sia persa oggi contro il Lazio, ma nella prima partita contro la Calabria, dove nell'unico tiro in porta i calabresi fecero gol, e la partenza fu decisamente negativa. Sì, un naturale eroe ieri, oggi purtroppo sfortunato, errori di gioventù, l'età si sa, fa anche brutti scherzi, la giovane età. Eliminati anche gli allievi. Sì, eliminati anche gli allievi di Mister Mari, che non hanno sovvertito il pronostico, partivano sotto il proverbiale treno contro il Lazio e non sono riusciti a scampare. Merito al Lazio sicuramente, che ha dimostrato una netta superiorità. Bisognerebbe forse fare dei mea culpa per una spedizione così forse negativa, a differenza forse dei giovanissimi, dove è ancora in ballo la qualificazione. Comunque le prestazioni sono di ben altro livello, visto che oggi contro il Lazio appunto è terminato 0-0, ma
l'unica colpa che si può dare a questi ragazzi è stata non far centro, perché veramente tutta la partita un assedio nell'area laziale, dimostrando una superiorità netta, e probabilmente non basterà, anche se Lazio-Calabria è ancora da giocare, è ancora da giocare, quindi bisogna aspettare prima per dar del morti ai ragazzi di Zambetti. Infine, eliminazione anche per la selezione di calcio 5 che si è arresa al Lazio. Domani hanno comunque l'opportunità di chiudere con magari un sorriso questa esperienza, una squadra giovane, quindi sicuramente questo torneo delle regioni è servito per mettere dei tasselli importanti in prospettiva. Sì, la squadra più giovane, ma soprattutto la squadra più umana, Edoardo, perché io ho visto, sto vivendo qua insieme a loro, seppur a distanza di 2 chilometri dall'albergo, delle sensazioni particolari. E questi ragazzi tifano proprio per il Piemonte, vanno a vedere le partite di Juniores, incitano per 90 minuti la squadra, e potessero forse farebbero il tifo anche per tutte le altre del vivo. La sconfitta di oggi contro il Lazio non è assolutamente grave, un 5-0 contro una formazione forte come quella laziale ci sta, un primo tempo combattuto, un primo tempo dove comunque il Lazio è stato tenuto sotto scacco, poi la maggior capacità, la maggior tradizione probabilmente anche della compagine laziale ha fatto sì che il divario prendesse maggior forma e la forbice si allargasse. E domani c'è la possibilità di chiudere magari con 6 punti all'attivo, che sarebbe sicuramente un bottino di tutto rispetto. Appunto, domani semifinale femminile contro il Veneto, sarà veramente una partita tutta da seguire, e poi i giovanissimi che appunto si giocano le ultime speranze di passare il turno, anche se è comunque molto complicato e non dipende esclusivamente da loro. Sì, domani mattina sarà una giornata importante per lo sport piemontese. Alle 9:30 ci sarà l'inizio della partita dei giovanissimi, i giovanissimi che dovranno avere la meglio del Molise, con un occhio teso al risultato di Lazio-Calabria. Una vittoria è obbligatoria, sperando in un passo falso delle due compagini avversarie. Per quanto riguarda invece la femminile, la partita Piemonte-Veneto lascia ricordi al miele per le ragazze di Mister Foderaro che 3 anni fa conquistarono il loro primo titolo italiano sul sintetico di San Sisto di Perugia proprio contro le Venete. Speriamo che sia di buon auspicio verso chi lo sa, un qualcosa che possa ripercorrere le geste di quella squadra. Ecco, sicuramente avrei avuto modo di vedere un po' questo avversario, magari punti di forza, punti deboli, per quello che avete potuto vedere, perché sicuramente sarà una squadra forse diversa rispetto a quella che hai citato. È una squadra sicuramente ostica, perché puntano molto sul fisico. Noi dovremo giocare di intelligenza ed astuzia, perché i muscoli li dà madre natura e l'intelligenza la crea l'uomo, e quindi diciamo che la nostra velocità sicuramente potrà essere d'aiuto domani. Poi chi lo sa, le partite si giocano tutte su un campo. E ieri in molti sogghignavano l'idea di vedere le ragazze vincere con più di 9 gol. Mi risulta addirittura che un giovanissimo abbia promesso di pagare da bere a tutte le ragazze se facciano più di 9 gol. Spero che il suo portafoglio sia zeppo, o che non si faccia rintracciare in questi giorni, o che abbia il tempo di scappare sulla terraferma prima di giovedì. Allora, noi ringraziamo Andrea Rubiolo, ricordiamo che domani seguiremo appunto questi due impegni importantissimi, sia la femminile che giovanissimi, questi impegni veramente fondamentali, e ricordiamo quindi i nostri appuntamenti. Noi ci saremo in diretta, poi al termine della giornata il consueto
reso conto, sperando di poter commentare un accesso alla finale e magari l'accesso incredibile, che sarebbe anche a sorpresa, difficilissimo, dei giovanissimi in semifinale. Grazie Andrea e buona serata e buon lavoro per domani. Grazie, grazie mille, buona serata a tutti voi.